Prima del coronavirus il mondo era un posto straordinariamente felice. Le persone viaggiavano, c'era un numero incredibile di persone che prendeva l'aereo e veramente c'era un mondo aperto, una globalizzazione che permetteva a chiunque di muoversi, di girare in qualsiasi posto del mondo. C'erano poi paesi che avevano una capacità di movimento straordinaria. Per esempio, il passaporto giapponese era il più potente in assoluto. Nel 2020 l'Henley Passport Index, che sarebbe una classifica dei migliori passaporti al mondo, ha posto il Giappone al primo posto per capacità di spostamento. Infatti il passaporto giapponese era in grado di accedere a 191 paesi senza richiesta di visto in anticipo. Cioè tu col passaporto giapponese ti presentavi alla frontiera e ti facevano entrare mettendoti semplicemente un bollo sul passaporto. C'erano poi altri passaporti estremamente interessanti. Al secondo posto c'era Singapore, poi c'è la Corea del Sud e la Germania al terzo posto, e poi al quarto posto Finlandia e Italia. Tutti questi paesi potevano accedere a una marea di paesi, appunto, senza dover chiedere in anticipo il visto. I cittadini di questi paesi godevano di una libertà di movimento assoluta, incredibile. E poi c'è stato il coronavirus. Paesi che un tempo godevano di una capacità di movimento incredibile, come l'Italia o la Spagna o la Finlandia, si sono trovati agli ultimi posti. Attenzione, ufficialmente l'Italia ha accesso ancora, è ancora al quarto posto, ma oggi un passaporto del Bangladesh, che ha molti meno casi di coronavirus rispetto all'Italia, oggi è più potente di un passaporto italiano. E lo stesso vale di un passaporto spagnolo. Oggi uno spagnolo, un tedesco, un americano non vengono più accettati da nessuna parte. Un passaporto di un marocchino, paradossalmente, vale molto di più del tuo passaporto da italiano. E questo perché il Marocco ha 1242 casi di coronavirus, mentre l'Italia viaggia intorno a 110.000 casi. La nuova politica del coronavirus. Così dobbiamo chiamarla, la nuova diplomazia del coronavirus. Cambia tutto. Per quanto durerà? Non lo so quanto durerà, sicuramente non durerà in eterno. C'è stata l'influenza spagnola nel 1918 e oggi a malapena ce ne ricordiamo e uccise milioni di persone, quindi non durerà in eterno, ma per qualche tempo durerà. Potrebbe anche essere che d'ora in poi i passaporti più forti saranno quelli con un sistema sanitario più forte. E non è detto che quello italiano sia più forte, alla fine si vedono i risultati, non la quantità di budget che ci metti, non la propaganda che fanno i politici, che ci continuiamo a dire che abbiamo il sistema sanitario migliore del mondo eppure abbiamo più morti di tutti. Quindi probabilmente d'ora in poi, nei futuri anni, forse nei prossimi 10-20 anni, la qualità del sistema sanitario di un paese determinerà la forza o meno di un passaporto. E ovviamente, ripeto, non devi guardare quanto un paese si atteggia di avere un buon sistema, devi vedere i risultati concreti. E l'Italia non sta dando assolutamente una buona dimostrazione, come anche la Spagna. Si sta cominciando a sviluppare tra gli studiosi, tra i diplomatici, insomma, tra chi si occupa di passaporti, un altro tipo di approccio, cioè il Quality of Nationality Index. Cioè, diciamo, si prendono in considerazione alcuni parametri come appunto il PIL, la qualità del sistema sanitario, il grado di sviluppo umano, la capacità di fare fronte a pandemie, a crisi, a carestie, insomma, la capacità del governo tutto a fare fronte a crisi generali, per appunto creare un nuovo ranking dei passaporti, cioè i passaporti migliori. Dovranno rispondere a nuove sfide fondamentalmente. Per cui, per esempio, per quanto noi spendiamo tanto in sanità, poi abbiamo dimostrato che il nostro sistema, il nostro governo non è in grado di fare fronte alla crisi che c'è stata, o comunque è stato uno dei peggiori risultati in assoluto. Quindi non è solamente una questione di sanità, è anche una questione di capacità organizzative dell'intera struttura amministrativa tutta. Quindi se tu hai un Quality of Nationality Index troppo basso, il tuo passaporto perde valore e i paesi
cominceranno magari a non rinnovare gli accordi che hanno tratto con te, che hanno siglato con te, e quindi diciamo ti impediranno l'accesso al paese senza visto. Quindi molto semplicemente l'italiano, se questo Quality of Nationality Index dovesse prendere piede, perderà potere nel mondo dei passaporti e dovrà chiedere il visto prima di entrare in un altro paese. Mentre invece adesso, nella maggioranza dei paesi, non ha nemmeno bisogno di chiedere il visto, o comunque ha una procedura molto semplificata. Ad ogni modo potrei assolutamente sbagliarmi, non sono in grado di predire il futuro, però una cosa è certa, questa crisi metterà in discussione alcuni cardini della globalizzazione che abbiamo conosciuto fino ad ora e cambieranno alcune cose. Potrebbe cambiare qualcosa anche nel mondo dei passaporti, cioè appunto magari si prenderanno in considerazione altri criteri, magari saranno semplicemente criteri più selettivi, magari l'Italia continuerà ad avere un forte potere nel mondo dei passaporti, ma ci saranno procedure più selettive, o comunque esisteranno, non so, sinceramente non lo so cosa succederà, però sicuramente cambieranno delle cose. La globalizzazione non è più quella che abbiamo conosciuto fino ad ora e i paesi saranno molto più rapidi nel chiudersi in se stessi. Proprio perché oggi una crisi, di qualsiasi natura essa sia, si espande rapidamente in altri paesi. E non parlo solo di crisi pandemiche, di crisi sanitarie, parlo anche di crisi economiche. Abbiamo visto come negli anni 90 la crisi dei paesi del sud-est asiatico si è ripercossa in Russia e addirittura in Messico. Quindi oggi le crisi, di qualsiasi natura esse siano, hanno un effetto che si ripercuote su molti paesi. E quindi i paesi devono avere una capacità di chiudersi rapidamente. Ovviamente, di chiudersi a riccio e ciò implicherà nuove procedure, nuovi criteri, quindi probabilmente è opportuno avere passaporti di altri paesi. Avere passaporti di altri paesi, che paesi consiglio? Dunque, io non consiglio mai di avere un passaporto di una medesima area geografica. Se tu hai un passaporto italiano, è quasi pressoché inutile avere un passaporto europeo, perché in genere ti dà accesso agli stessi paesi. Conviene molto di più avere un passaporto di un'altra regione geografica, perché in genere i passaporti hanno accordi regionali, quindi il Brasile ha accordi regionali con il Sud America, la Thailandia ha accordi regionali con i paesi del sud-est asiatico. Poi ci sono anche simmetrie politiche, per esempio la Bielorussia è l'unico paese al mondo che permette di entrare in Cina senza richiesta di un visto. Perché? Perché erano entrambi parte del blocco comunista e questa tradizione è rimasta. La Russia non ce l'ha più questo accordo con la Cina e molti altri paesi comunisti non ce l'hanno più. Con la Bielorussia è rimasta. Quindi ci sono una serie di simmetrie, di fili conduttori che sono politici, regionali, per cui in genere io consiglio di prendere il passaporto di un'altra regione geografica. Quindi in genere un passaporto sudamericano è anche uno dei più semplici da ottenere. Ma comunque conviene avere un secondo passaporto. Oddio, non è una priorità assoluta, insomma, se hai altre cose da fare, se hai altri obiettivi nella vita, va bene, non è la prima cosa che devi fare, però mettiti in programma prima o poi di prenderti un secondo passaporto, perché da come si stanno mettendo le cose, secondo me può tornarti veramente utile.